commissaria è la nostra rappresentante, ci piace pensarla così, nella Commissione europea. Aggiungo anche che insomma, il suo impegno è forte. Bisogna stare attenti però a proposito della Commissione a non scambiare i fondi Juncker, che hanno dato anche insomma, non sempre i successi sperati, che sono prestiti rispetto a politiche di coesione che invece sono le politiche europee. L'Europa vive questa contraddizione che fa questi bellissimi programmi, i 5 obiettivi, no? Europa 2020, ve li ricorderete. Ecco. E il problema però è che questi obiettivi non sono cogenti e non hanno neanche finanziamenti adeguati per poterli raggiungere, mentre invece le politiche di rigore sono puntualmente appunto verificate, si guarda allo zero virgola. C'è bisogno di non solo mantenere ma ampliare questa seconda gamba che è fatta di investimenti per lo sviluppo e di investimenti per il capitale umano, per la formazione, per l'assistenza, per gli aiuti a chi è in condizioni di difficoltà. Per assicurazioni no, però l'impegno da parte della ministra, della commissaria a perseguire questi obiettivi è forte e questo ci ha fatto piacere e la ringraziamo moltissimo per questo.